Allora, comincerei. Prima di tutto, non so se vi sono già arrivate le registrazioni, comunque a chi interessa i testi sono questi qui. Poi vi ho mandato una foto, ho detto presente, con i testi che ho usato io come riferimento, che sono quelli che leggevo, e se no altrimenti i testi classici sono su Wikisource, già tradotti, quindi sono tradotti di romagnoli, se non sbaglio, anche perché qua non è proprio una gran traduzione. Cioè, Ferrari è un... Insegna la normale, quindi non è certo, però non è proprio una grandissima traduzione. Quelli di Wikisource con Romagnoli non hanno il testo che ho a fronte, ma non è adesso così importante. Comunque, sono questi. Lui ha mandato la foto con tutti i versi che abbiamo letto di volta in volta, e quelli che oggi vi propongo di leggere. Non riuscirò mai a leggerli tutti, come sempre, però noi vediamo adesso. Comunque, oggi parleremo dell'Antigone. Parleremo dell'Antigone di Sofocle. Sofocle. E nasce, come abbiamo detto volta, le prime volte nel 496, è il primo dei tragici che ricordiamo, e muore a 90 anni inoltrati, nel 406 circa. Per fortuna muore quell'anno e non l'anno dopo, perché nell'anno successivo Lisandro entra al porto del, anzi, scusi, entra al porto del Pireo e conquista Atene, Sparta, alla fine della guerra dei 30 anni. Quindi Socrate, che ha vissuto per Atene e rappresentato il suo massimo splendore, ha avuto la fortuna di morire l'anno prima e di non vedere la sua città cadere, anche se già c'erano primi segnali. Sofocle è un grande amico di Pericle. Pericle è il grande stratego della guerra del Peloponneso, che muore nel 429 per la peste di Atene, che era tutta qualche peste, ovviamente, però vabbè. E si interessa estremamente alla cultura della cittadina, ma la vive anche in modo partecipe anche alla politica, diventerà un proculo, parteciperà al governo del 400 e viene ricordato soprattutto per aver riportato in Atene, per averlo ospitato veramente, il simulacro del dio Asclepio, che sarebbe il figlio di Apollo, dio della medicina, non so, ecco. E lui è stato il primo sacerdote di Asclepio, ha conservato il simulacro del dio finché non hanno costruito il tempio. Quindi era una figura molto importante in Atene. Era considerato quasi sacro Socrate. Socrate, ti dico, Socrate non puoi, no. Sofocle. E addirittura, quando muore, Aristofane, il più grande poeta tragico, farà una tragedia in suo onore. Grande Aristofane. Poi, magari, le commedie, poi vedremo. Comunque, noi sappiamo quindi che è importantissima la figura, questa era per dare uno specchio su Sofocle. Noi sappiamo, abbiamo analizzato la volta scorsa, finora Edipo e i figli e Teocle e Polinice. Non ci soffermeremo sull'ultima dinastia, che sono gli Epigoni, perché non ci riguardano in questa occasione, ma ci soffermeremo su Antigone, che è l'eponima della tragedia, e in parte su Ismene, che è la sorella minore, sorella in tutti i sensi, sia di Antigone, che ovviamente anche di Edipo, che ha figliato con sua madre. E qui ho aggiunto la parte di albero genealogico che dovremmo guardare oggi, perché lì non è completo. Lì si occupa della stirpe di Labdaco, invece noi ci dobbiamo occupare di tutta la stirpe. Quindi da Giocasta, dobbiamo fare uno sforzo di immaginazione. Giocasta, Antigone, e Giocasta ha un fratello che è Creonte, ok? Di cui abbiamo già parlato, se non mi ricordo male. E Creonte si sposa con Euridice e ha due figli. Questi due figli sono Meceneo o Megareo, a seconda della tradizione, e per chi c'era la volta scorsa forse si ricorda che Megareo è uno dei sette che combatte, che difende. E Demone, che è il fidanzato di Antigone, fidanzato, cioè promesso sposo di Antigone, quindi tra cugini. Poi, piano piano, analizzeremo tutte queste figure. Comunque, Antigone è una delle due figlie di Edipo, e Antigone entra in gioco nel momento in cui Eteocle e Polinice muoiono. Che cosa succede? A seconda delle tradizioni, Edipo era ancora vivo, non era vivo, Giocasta era viva, non era viva, si suicida come nelle Fenice di Euripide, insomma. Fatto sta che il governo di Tebe era in mano a Creonte, che sarebbe stato quindi lo zio cognato di Edipo, finta la linea principale di sangue passava a Giocasta e quindi poi a Creonte. È una legge salica, quindi passa a Creonte, ovviamente è un principio salico, c'è già tutto adesso. E nel momento in cui Creonte governa la città, quindi nel momento in cui Eteocle muore, Creonte subentra ovviamente al governo della città, che cosa accade? Che Creonte decide di dare sepoltura a Eteocle, perché Eteocle ha difeso la patria nell'attacco dei Sette Teme, e di non dare sepoltura a Polinice,
Perché Polinice ha tradito la patria e sta attaccando i nemici. E ha attaccato comprandosi come un nemico. Il problema è che questa è la legge della polis, della città, che individua le persone in rapporto a ciò, al rapporto che tu intrattieni con la polis. E sono delle leggi ancestrali, che sono quelle del clan di sangue, e la rappresentazione di queste leggi è la figura di Antigone. Antigone decide di andare contro il decreto, poi in realtà non è un decreto perché non era scritto, è soltanto orale, però ovviamente l'oralità ha funzione di legge, quindi di andare contro il decreto dello zio e di seppellire Polinice. Io dico seppellire, in realtà consisteva soltanto nel gettare una manciata di terra, perché ovviamente sollevare un corpo non è una cosa, cioè una manciata di terra sopra, invocare gli dei patri, invocare gli dei ctoni, per lo più quelli dell'Ade, e niente, accettare e riuscire a seppellire. Il problema è che questo è vietato dalla legge. E quindi troviamo contrapposti da una parte Antigone, le leggi del clan di sangue, da una parte Creonte, le leggi della polis. Ovviamente questa dicotomia è fortissima ed è centrale ed è vissuta in quel momento dai greci. In realtà uno specchio di questo l'avevamo già visto nella lezione scorsa, quando diciamo che Eteocle e Polinice devono dividersi il regno del padre secondo il principio di una spartizione equa. Questa è una riforma introdotta da Solone nel 496 circa. Prima vigeva la primogenitura. Quindi la tragedia, come vi ho detto anche la prima volta, rispecchia i cambiamenti cittadini. E quindi questo discorso, clan contro Stato, in disaccordo con lo Stato, è estremamente vissuto in quel periodo, ovviamente. E quindi adesso noi leggeremo, come sempre, dei passi per meglio intenderci, e piano piano, quando incontriamo le varie figure, ne parliamo. Come possiamo ben immaginare, Antigone è la rappresentazione di questo clan, la rappresentazione positiva delle leggi del clan. Ismene è la rappresentazione della figlia che si interessa, ovviamente, per fare da contraltare alla sorella, ma è semplicemente una figura evanescente, cioè non interessa a nessuno, Ismene più o meno. E questo problema dell'Antigone è estremamente discusso, poi avrà una fortuna grandissima, la tragedia di Sofocle del 422. Esiste anche una tragedia perduta, noi sappiamo che esisteva dal titolo, dalle fonti di Euripide, il terzo agiografo che quindi ha trattato questo tema, e la volta scorsa avevamo già accennato, nei sette teme di Eschilo, il finale non è originale, ma probabilmente è posteriore per ricollegarsi all'Antigone di Sofocle. Quindi possiamo immaginare l'importanza che abbia questo dramma attico. E successivamente, più avanti nel tempo, basti pensare, se non so chi ha conoscenze di filosofia, ma il ruolo che l'Antigone ha in Hegel, quindi ovviamente tutto il superamento della legge statale, della legge familiare contro la legge statale, la tripartizione, lasciamo stare, e poi anche Parini scriverà, no, Alfieri scrive un Antigone, sì, Alfieri scrive un Antigone. Comunque adesso iniziamo a leggere. Allora, la prima parte che leggiamo è ovviamente l'inizio, se riesco a trovarlo, sì, l'Antigone in prima, ed è, inizia così, oggi un po' di procedere, ma vediamo un po'. Allora. Antigone, sorella, consanguigna Ismene carissima. Conosci sventura fra quante hanno Ige da Edipo che a noi due sopravvissute Zeus risparmierà? Non c'è dolore o rovina, non c'è vergogna o disonore che io non abbia riconosciuto dei miei nei tuoi mali. E ora, che cos'è mai questo editto? Che il generale, a quanto dicono, ha proclamato orrora per tutta la città. Ne sei al corrente? Hai udito qualcosa? O ignori le insidie che i nostri nemici tramano contro chi ci è caro? Nessuna notizia mi è giunta, Antigone, dei nostri cari, né lieta né triste, da quando noi due abbiamo perduto i nostri due fratelli, caduti nello stesso giorno, l'un per mano dell'altro. Nient'altro so che mi rallegri o mi rattristi, dopo che l'armata argiva nel corso di questa notte è fuggita. Lo prevedevo e perciò ti ho fatto chiamare fuori dal palazzo, perché tu sola mi udissi. Di che si tratta? Un pensiero evidentemente ti turba. Sì, è così. Dei nostri due fratelli, Creonte, non ha forse deciso di concedere all'uno onorata sepoltura e di lasciare l'altro indegnamente insepolto? E Teocle, dicono, ritenendo giusto di trattarlo,
secondo le norme rituali, lo ha fatto seppellire perché avesse onore fra i morti sotterranei. Ma il cadavere del misero Polinice ha ordinato, si dice, che nessun cittadino lo seppellisca e lo pianga, bensì che sia lasciato illacrimato, insepolto, tesoro agognato per soddisfare la fama degli uccelli all'erta nel cielo. Tali dicono è l'editto che il buon Creonte ha proclamato per te e per me dico, e sta per venire egli stesso ad annunciare apertamente il suo divieto, a chi ancora lo ignora. Non prendere la cosa alla leggera, a danno dei trasgressori è prevista la morte per pubblica lapidazione. Questi sono i fatti, e ora mostrerai se sei nata nobile o se non sei altro che la figlia degenere di nobili genitori. Ma se le cose stanno così, mia povera sorella, che vantaggio ne avrei ad agire o non agire? Ti vuoi impegnare? Intendi aiutarmi? Decidi. In quale impresa? A cosa pensi? Aiuterai questa mia mano a sollevare il cadavere. Vuoi seppellirlo infrangendo il pubblico divieto? Sì, anche se tu rifiuti, seppellirò mio fratello, temeraria, se Creonte lo vieta. Non hai il diritto di separarmi dai miei. Ahimè, pensa, sorella, nostro padre, perì nell'infamia, quando la scoperta delle proprie colpe lo spinse a trafiggersi le pupille con le sue stesse mani. Pensa a sua madre, esposa, due nomi in uno, si tolse la vita con un cappio. E pensa infine ai nostri due sciagurati fratelli, che nello stesso giorno la stessa morte l'un l'altro si diedero. E ora noi, che siamo rimaste sole, considera la fine miserabile che faremo se violando la legge trasgrediremo l'autorità e i decreti dei capi. No, dobbiamo ricordarci che siamo due donne, incapaci di tener testa degli uomini. E poiché siamo governate da più forti e quindi è nostro dovere obbedire a questi ordini, ad altri ancora più ingrati. Perciò io chiedo agli spiriti dei morti di perdonarmi in quanto subisco violenza, ma obbedirò a chi detiene il potere. Agire al di là dei propri limiti è assolutamente insensato. Non cercherò più il tuo aiuto, e anche se in futuro ti deciderai ad agire, non gradirò la tua collaborazione. Resta pure quale vuoi essere. È sempre bello per me morire in questa impresa. Cara lui che mi è caro, giacerò per un santo crimine. Perché ben più a lungo dovesse recare i morti che ai vivi. Laggiù infatti riposerò per sempre, ma se credi, disonora ciò che fra gli dèi ha onore. Non è una questione di principi, semplicemente non ho la forza di agire sfidando la città. Ci troviamo di fronte a un confronto che non può essere vero, perché non può essere risolvibile, perché è un confronto su due piani diversi. Una risponde alle leggi del clan arcaico e quindi torna a uno stesso simbolo nel momento in cui lei dice santo crimine. Dimostra che è impossibile ciò che vuole fare, che è contro il volere degli dèi, ma allo stesso tempo è a favore del volere degli dèi. Nel momento in cui si descrive un crimine santo, ovviamente è impossibile. E quindi, dall'altra parte, invece abbiamo Antigone che riflette come rifletterebbe un essere umano, Ismene, scusatemi, che riflette come rifletterebbe un essere umano. Il problema di Ismene è che lei...